iniziato il match in Serie C tra i Shekinah e il Real Materdei, maglia rossa questi ultimi, nere e verdi primi. Partita che si prevede accesa, due squadre sulla carta, sullo stesso livello. Vediamo come si metterà questo primo tempo. Non ci venga, Ciotto l'ha anticipato, Mamellino, poi riparte Boselli, 3 contro 3. Boselli apre per Amato, tutto solo, la traversa di Amato. Mellino per Danna, spazio per concludere a rete, il destro e il palo, il secondo per Real Materdei. Stavolta Danna. Amato qui, pallone troppo corto, può ripartire De Stefano, buona conclusione dalla distanza di Mellino, poi Amato rimane lì, Amato il palleggio, ci riprova Danna, alta, più sotto, cazzo! La conclusione qui deviata, frizza, vola, mette in corner, Tasit, Ciotola, al centro il colpo di tacco, sul fondo, ancora Danna, morbido stavolta, l'alza, il colpo di testa di Mellino, sul fondo, la mette giù Danna, per Amato, esterno della rete. C'è un tasto qua dietro. No. E touch. Pallone allargato per De Stefano. De Stefano la può mettere al centro. Okay, però ci crede, devo fare la cosa e devo spostare. Finisce qui. Primo tempo. Punteggio sullo 0-0. Il vantaggio direttamente dalla battuta, arrivato il gol dell'1-0, sblocca il punteggio per gli Shekinah, ben ci venga, 1-0 il punteggio, la conclusione subito sul fondo, allunga per Mele, se ne va, Mele mette a sedere Frezza che non riesce, il corner di Ciotola al centro con i pugni Frezza, poi il contropiede, Vinacci se ne va, Vinacci si allunga troppo il pallone, la perde per ripartire Bencivenga apre per Ciotola, morbida al centro di tacco, Mele salva Frezza, Amato apre per Vinacci si vede l'arrivo di Boselli che apre il piattone, c'è stata la deviazione decisiva di De Stefano in corner, Bencivenga può liberare la conclusione, Frezza, Boselli al centro del Vinacci, ancora Boselli, si gira Boselli, il palo del Real Materdei, poi c'è il contropiede con De Stefano, pallone per Mele, Ciotola col tacco prova a liberarsi della marcatura di De Stefano, ancora Boselli, la perde, vuole ripartire Ciotola per Mele, Frezza in due tempi, la fa sua, Bencivenga, prova la conclusione con i piedi Frezza, al centro per Ciotola, le finte di Ciotola con l'esterno, apre per Mele, ancora Frezza decisivo, tiene a galla i suoi, Mele se ne va qui, Mele rientra sul mancino, apre per Ciotola, tutto solo, Ciotola può prendere la mira e fare 2-0, allungano gli Shekinah con Ciotola, il raddoppio, 2-0, è la tua partita, la conclusione di Ciotola, Frezza, la battuta di Vinacci destro murato dalla barriera, poi Mellino morbido al centro, il colpo di testa di Danna, la palata di Cacciuccio, Mele apre per Bencivenga Frezza esce, ancora decisivo Danna, il palleggio di Danna, poi pallone che arriva Amato sul fondo, tutto solo, ci prova in azione di De Stefano che però arriva troppo tardi, gol del 2-1, inutile, la vittoria va agli Shekinah. Bruno Bencivenga, migliore in campo di questo match vinto per 2-1 contro il Real Materdei, cosa raccontami un po' di questa partita? Beh, il primo tempo è stato molto statico, si è chiuso sullo 0-0, non si è mai visto in un torneo di calcetto il primo tempo 0-0, la partita vabbè si è aperta poi nel secondo tempo, subito un gol mio, Marco
marcature, poi 2-0 e poi nel finale 2-1, questa è una bella partita. Tirata. Senti, per te anche un Eurogol sulla battuta direttamente nel 7, però sì, adesso che tu diciamo sei un punto fisso di questa squadra, cosa vorresti notare? Beh, io non mi sbilancio, quindi puntiamo quarto o quinto posto, poi si vedrà. Va bene, allora ringraziamo Bruno Bencivenga, a voi studio. Ma qua la studio, bella. Ma qua la studio, dai, sei una minchiata, ciao bello.